Non è assolutamente successo niente prima di adesso. Siamo finalmente live. Buon Halloween! Buon Halloween a tutti! Ci sono i fantasmi anche in casa mia, evidentemente. Qui con me, Giulio e Nicola, due ospiti di eccezione. Benvenuti, benvenuti. Aspettiamo, insomma, che arrivi un po' di gente, che tornino in chat. Se intanto faccio un altro post per dire che siamo tornati così al volo. Vai, spammiamo un pochino. Che fatica. Mamma mia, come faccio a spammare la live? Ah. Che fatica, bravo, ragazzi. Bravo Nico. Ci chiamiamo noi, la fregata. Il panico tutte le volte che c'è la schermata di caricamento, faccio vai. È successo di nuovo. Pronto tutto. Se abbassi un pochino l'audio del gioco, sì, vale. Sì, è che non l'avevo risistemato quello, ma hai ragionissimo. Ecco, dimmi ora come va. Meglio, meglio. Sì. Faccio una storia, una fotina. Ciao a tutti quelli che si stanno connettendo. Io sto ciao. Facendo il post. Asia, ciao, ciao Asia, ciao Silvia, ciao Lucia, benvenute. Sto facendo il post. Chi è che ha la live di sottofondo tra di noi? Io. Ecco, sistema quelle casse perché le rientra. Non so se... Se perché magari ce l'hai alto, rientravo un po'. Sì, può essere. Si vede e si sente tutto, ottimo. Bene, bene, è già un successo, allora... direi. Sì, esatto. Faccio il post. Io e Giulio già stiamo facendo un post evento, eh? Sì. Dove l'abbiamo finito, ma quasi. Scusate, ora più guardo. Anche per capire un pochino come funziona di preciso. No, avete fatto bene, avete fatto bene. Ad approfittare di questi Grazie. Momenti in cui non è successo niente. Non è tipo esploso il mondo. Allora. Anche voi in chat, mi raccomando, se potete spammarci a noi, non ci fa che piacere. Più gente raggiungiamo, più siamo contenti. Ora ho rifatto il post. Perfetto. Direi che adesso possiamo iniziare. Ciao Iato, è arrivato anche Iato, che è FRZ, FR3Z. Dovrebbe essere Iato, se non sbaglio. Benvenuti, vai. Benvenuti su questa live di Animal Crossing New Horizon, finalmente anche su Twitch con Animal Crossing, giusto, vedi, mi ricordavo bene, con due ospiti d'eccezione e un evento eccezionale, ovvero Halloween. Finalmente festeggiamo Halloween su Animal Crossing. Ora, io avevo già aperto Animal Crossing stamani perché volevo prendere anche il dolcetto di oggi, dato che non sono stato bravo, non ho preso i dolcetti tutti i giorni, qualche giorno l'ho saltato, ma stamani, prima dell'evento, era possibile comprarlo, e allora sono entrato perché e l'ho comprato. Non me lo ricordo in totale, perché li mettevo via via dentro in magazzino. Vediamo chi ne ha presi di più. Chi ne ha presi di più, esatto. Che succede? Oh no, stiamo coprendo ciò che dice. Che bello. Però copriamo ciò che dice Fifonio. Cosa ha detto? Ah, non dice nulla. Bellissimo evento.
beh, per forza è il Vieni, vieni. suo che dice Allora, brutto. dai, vieni. Allora, poi vedrò se, insomma, posizionate lì andate bene, casomai vi sposto altrove. Allora, questa è come ho addobbato intorno alla mia casina, mi piace. Bellino. Vedete, c'è anche un Bellino. teschio perché c'è il campo di Ci zucche. picchia come si attiva. Hai Mamma visto? mia, Garo, hai fatto meglio di me. Accidenti, addirittura possibile? Questa è la mia Penso all'isola casetta. tropicale. No, io ho rivoluzionato tutto. E anche il mio vestiario, in realtà, io sono già a tema Halloween, perché prima avevo l'armatura rossa. Adesso ce l'ho Rossa. ne rossa. Adesso ce l'ho nera. Vedi, ho la pelle viola, sono Giusto. un samurai zombie. Ma è buio. Ah, grazie. Un attimo, un attimo. Questa è la mia casa. Così vi faccio fare anche il tour della casa, che non l'avete ancora vista, tutta rinnovata. Quindi Dai, bravo, approfitto. facci vedere. Lì vedete c'è la mia armatura rossa, che al momento non mi serve, quindi l'ho posizionata lì. Giusto. Ah già, voi purtroppo mi sentite in tempo, ma mi vedete leggermente in ritardo. È tipo No. l'inferno per voi. Questo è l'ingresso, comunque molto giappo. C'è anche il. Altrimenti facci venire da te, così stiamo in tempo, vediamo tutti quanti. Posso, ecco, una A cosa, posso prescindere. partecipare io all'evento di Halloween con voi Oh, qui? penso di sì. Buonasera, EKY, Penso di sì. benvenuto. Ciao, buonasera. Allora, vi invito, apro il Sì. Anche gate e vi invito a casa a te. questo punto. Quindi veniamo da te. Va bene. Sì, dai, vediamo se si può fare tutto da me. Ah, poi qui c'è un po' di zucche a giro. Ho messo le zucche davanti a casa di ciascun abitante. Tra l'altro, bellissimo gioco Animal Crossing, eh? Bello, divertente, un sacco di cose carine. Ma chi ha progettato questa cosa, che non li rende perfettamente simmetrici, è un mostro. Oh. Non ci ho mai fatto È un caso. mostro Mamma mia, che senza Dio. schifo. Terribile. Io l'ho notato subito, perché la prima cosa che ho fatto appena ho fatto le lanterne è adesso ne piazzo una di qua e una di là e faccio tutto un viale. Non l'ho fatto perché sono tutte storte, ok? E quindi questa cosa mi dava sui nervi. Allora, qui, Oh, che hai bello. visto Dodo col cappello? Anche Isabel Fuffi ha il Sì, cappello ma da lei l'avevo streghetta. vista, ma Apriamo i gate. Secondo me è meglio Ronaldo se non qua. ci so se non sono troppo simmetrici, sembrano più naturali. Quello è vero, c'è da dire che, insomma, però dai, cioè, ci sono molte cose innaturali. Copriamo la faccia del povero Dodo, Baldo, ma ci perdonerà, purtroppo da qualche parte dobbiamo stare. Allora, Sì. vorrei ricevere visite. Se no vi sposto sulla destra sotto di me, forse copro meno roba così. Proviamo. Forse se mi sposti a me in basso a destra Ah, ci potrebbe mettiamo agli andare. angoli, anche potrebbe essere un'idea. Guarda come distruggo la live in 10 secondi, eh. No, questo è Giulio. Ok. Non so se ti conviene stare a toccare. Ho spostato il background, cominciamo bene. Eccolo, l'ho visto. Eccolo qui. Neanche il background è asimmetrico. Ok, a questo Bene. punto sposto un pochino anche Giulio, che non so perché era così in là. Ok. Io Ora sono dai. parecchio. Sì, sei tutto torto, come le asticelle delle zucche. Non è torto. Voi avete già giocato all'evento di Halloween, voi in chat, che è l'unico modo che abbiamo quest'anno per festeggiare Halloween. Comunicazione online intanto. Sì. Ricevuto. E qual è il vostro costume di Halloween su Animal Crossing? Ora voi due non ditemelo chiaramente, lo scopriamo appena arrivate sulla mia isola. Ma voi in chat, da cosa vi siete vestiti su Animal Crossing? Tutti i miei amici, i miei migliori amici. Sei mio migliore amico, Nico? Mi hai accettato come migliore amico? No, no.
Davvero? No, mi stai antipatico. No, non ti voglio. No, dai, pensavo che cosa. Beh, niente Nicola, allora. Come invitarmi? Ma No, non lo metti, so, non mi non ricordo. ricordo. Fammi E vedere. Metti tutti gli guarda! amici, tanto. È vero, è Aspetta, che Y che sai che c'ho internet. non può. Tutti, vabbè, metto tutti i miei amici, dai. Alla peggio si aggrega qualcun altro. Apro il gate, ok. Male non fa. Vai, il gate aperto, eh. Io Allora, intanto. arrivo, eh. Io intanto ne No, approfitto e caro, va. non ti avevo accettato. Accettato. È troppo tardi. Non ti voglio più. Vabbè. Dal robo della Addio. magia e da fifonio quando. Cioè, ti puoi vestire da fifonio? No! Tira il cappello e il ma il cappello, insomma, la zuccona e Però il mi sa che suo no. Ah no, ok, mantello. si può, dicevo, mi sa che non si può perché non trovo fifonio. Invece qui. Eccolo qua. Oddio, Vabbè, non mi sono sempre ricordavo nei che paraggi. fifonio Cranky. aveva sta mosciona. Oh, io sono Vorrei fifonio. partire. L'unico irripetibile zar di Halloween. È russo. È russo? Quindi sei uno zar? Eh? Quindi Sta, parla russo. evidentemente. Una notte di spaventi e diletti, di brividi e dolcezze. La notte di Halloween, unica in tutto l'anno. Eh sì. Come tutte le altre feste, in realtà. Che fibrillazione vedere questo giorno avvicinarsi. L'attesa mi ha fatto venire la pelle d'oca, Zucchetto. Quanta confidenza. E ora che il giorno è giunto, sono qui, fedeli sudditi. Dimmi, Zucchetto, pensi di essere all'altezza? Assolutamente. Ah, mi piace il tuo spirito e io ricompenso profumatamente i miei sudditi per un compito ben eseguito. Quale sarà il tuo compito, mi chiedi? Ma è molto semplice, procurami i dolcetti più succulenti dell'isola. Già, non li ho presi prima. Ah, ma non hai con te nessun dolcetto, vero? Niente dolcetto, niente oggetto. Spiacente, Zucchetto. È uguale se lo Molto male, compri o sta fai dolcetto arrivando. scherzetto a casa di qualcuno. L'importante è che me lo porti. Ora vai, il tuo zar ha bisogno di zucchero. Io posso prendere la roba dal magazzino anche se voi siete nella mia isola? Meno male, perché Sì. sennò. Cioè, era la visita più corta della storia con io che vi cacciavo. Ecco Giulio da No, Bischerata. quello lo puoi fare. Si può dire Ah, Bischerata sarebbe su venuto maturo. Twitch? Sì, dai. Si può, si Non è può. mica una Ma quello è il parolaccia, dai. concetto. No, no. Mentre parliamo con È un Fifonio, cognome. parte l'inno russo. L'inno dell'URSS. A proposito, mi faccio un po' di spam. Avete visto il mio ultimo video di Hyrule Warriors, l'era della calamità? Se non l'avete visto, andatelo a vedere, tanto è corto. Potete vedere il video e tornare qui, anzi, tenete la live aperta, così continuate a essere partecipi. Visto, grande Iato, grande, piaciuto? Piaciuto il video? Cosa ne pensate? Voi l'avete visto, voi due? No, io sì, l'ho visto. Maledetto. Vai, Cioè, ho uno che non. fammi. Uno non mi ha tra i migliori amici. Uno non guarda i miei video. Cioè, che amici brutti che ho. Proprio brutti. Fammi un riassuntone, dai. Conte Dracula. Bello il tuo Se sono il costume. conte Dracula. Una Molto bello, molto bello. Più bello del mio. cadrega, la vuoi una cadrega? Venga ad accoglierti. Allora, No, non vediamo un ti faccio il pochino. riassuntone, te lo vai a Certo. vedere. No, dimmi che hanno liccato, dai. Allora, Vero. hanno liccato delle icone in realtà, non dei veri e propri personaggi. Non si sa quindi se quelle icone poi saranno effettivamente un personaggio. Però hanno trovato Ah, delle. E non si ok. sa nemmeno se queste icone sono tutte. E sono. Allora, sono un sacco. E ci sono anche i campioni quelli nuovi, quelli di Breath of the Wild. E questo, insomma, fa pensare, no? Perché è strano. Ecco che arriva anche Nico. Intendi E quelli, sì, Fisso qui dentro. Riju, com'è che Sidon e gli altri due che mi. Eccoci. Si Eccoci. è verificato un errore di comunicazione. Non so da Sa parte di. che Mi colpa sa mia. da parte tua perché io sono Colpa mia. Per forza mia. La mia fa Lo sa. abbastanza.
schifino, quindi potrebbe essere La mia Ah, ma colpa o la anche tua, te sei ottimo. andato via, Giulio? No, mi ha detto c'è stato un Sì. errore, non so se mi ha cacciato o O se se... sei Secondo me tu. sì. Sono a casa mia, sì. No, Ok, allora forse non si può. Cioè, non è. no, si Ah, può, prova. sì, si riprova? Vai, Allora, almeno aspetta, un'altra intanto volta fatemi puoi prendere i iniziarlo. dolcetti, perché sennò va a finire che me li dimentico. Veloce. Sarebbe meglio scegliere dolcetto perché so di essere diavolo e ho gli scherzetti. Ecco, vedi? Non ho gli dolcetti per colpa vostra. Perché stavo andando a prenderli. E lei come ha fatto ad andare? E ora che fa? Mi ruba la casa? Eccoci. Sì, no, ora Non ti posso lasciare. ammazzano. Tieni, prendi Finito. qualcuno dei miei. Ma questo non è uno scherzetto. Mi ha dato dei dolci. Ma No, perché è quindi Renata, spontaneo. ragazzi? Renata in realtà è la Yandere di turno. Dovete sapere, appunto, la mia isola, per chi non ci ha seguito su YouTube, è un po' particolare. Ha dei personaggi tutti strani. No, Renato, vai via! Ciao. Renato, vattene! Però non posso ignorare Renato. Tanto ora un dolcetto ce l'ho. Dolcetto o scherzetto? Se vuoi evitare lo scherzetto del qui presente mitico Renato, dammi subito un dolcetto. Ecco, prendi. Ciao Vale, Ci sono benvenuta. Ah, ma me ne ha io. dati tre addirittura. Beh, Esagerato. muchas gracias. Addirittura. Ti vedrò nella mia lista esclusiva di amici VIP di Halloween. Ciao Vale, come stai? Buon Halloween. È un set da Mi avete tavola dato delle brividi. calette, caro? Mi ha dato un set tavola brividi. Ma mi sa che i lecca lecca Ok. forse no. Cioè, li danno anche i personaggi? Sì, Ah, solo i oh, a personaggi. proposito, sto dirigendo una masterclass che potrebbe tornarti utile il giorno di Halloween. Inizia in questo momento e ho ottenuto un posto libero per te. Imparerai a esprimere emozione e spavento. Tutto bene, Vale, tutto bene, grazie. Dammi il tuo dolcetto migliore o te ne pentirai. Ah, ti ho fatto paura, eh? Bueno, fai buon uso di questa minaccia. E taggami pure dovunque possibile. Visto, anche Renato vuole essere spammato. Hanno questo tipo di tecnologia in Sì, Animal Crossing, i social tagliamo. media Mi ce li hanno? raccomando, A quanto hashtag. vedo c'è. Mi raccomando, hashtag F for Gianluca. Per chi c'era ieri, sa. Per chi non c'era, recuperatevi la live di ieri di Pikmin. E adesso Però quante anche. cose devo recuperare, Un sacco, un scusami, eh? sacco. E adesso anche il tag di Renato. Allora, 15 caramelle 25. ho io. Voi quante ne 25. Io ne avevo avete? 25. Sono O scarsissimo, 26, no, ragazzi. 25. 15 io. E ne ho comprata pure una stamani. Pessimo, Garu. E ho visto, Garu, Giulio, che le caramelle vengono Ancora, date in modo basta! sperimentale. Sì, te le chiedono più spesso di una volta. No, Sì. Gianluca! In Ma pratica, se gli dai 4 caramelle ti dà al 100% un lecca-lecca. Ah, ok. Però io le caramelle le voglio da Fifonio, mica a lui. Ma Fifonio vuole lecca-lecca. Ah, vuole lecca-lecca Fifonio. Anche le caramelle, però. Avere i Festone vestiti. brividi? Vabbè, se non altro sto ricavando. Ora, però mi Sempre fate tu, fare le sì. cose. E io li devo spaventare? Basta! Devi Allora spaventare benissimo. la prima. Perché mi ha insegnato la. Che poi è stupidissima Renata, cioè mi sta chiedendo i dolcetti, ma me li ha dati lei, quindi io gli sto rendendo un suo dolce. Giusto così. Giusto. Giusto Per così. caso vuoi un lecca-lecca grande? Renata, veramente, un altro livello rispetto agli altri. Sono molto belli gli item zucca, sì. Poi ho cercato di metterli un po' ovunque io. Anche senza un criterio. Poi se i personaggi me lo permettono, vi faccio fare anche un tour dell'isola, ma non so se... Cioè, perché mi ha insegnato la roba spavento? Così, per... Perché sì. Dopo lo spavento, magari. Un'emozione. Ah, ok. Non con l'emozione, però. Allora, vorrei ricevere una visita, riproviamoci. Non ho più Dacela abitanti in questa questo volta. momento.
Come sono bellini tutti i Sono vestiti. molto carini questa cosa. Il fatto che tutti siano vestiti da Halloween, che partecipino più attivamente, no? Anche i personaggi, diciamo, quelli fissi, quelli che fanno i lavoretti. È molto carina. Sarà una gioia toglierli tutti dopo Halloween. Lo so. Esatto, quello è il problema. Gli addobbi di Halloween, sì. Ahimè sì, cioè, dovrò rifare praticamente mezza isola. Allora, tutti i miei amici. O mi hai accettato tra i Mettere migliori anche amici? migliori, dai. Dai, proviamo migliori. Accettato, ti Magari. accettato. Magari sta più nel suo e non dà errore. No, Nintendo, ma poi credo sia un sistemiamolo problema della mia connessione. questo online. Se si può. No, okay, non accadrà mai. Allora, torniamo da Fifonio. Intanto vi ho aperto, eh. Io torno di Hai dato corsa una per. ricetta ora a me, il mio abitante? Allora, aspettate, voglio mettere tra le emozioni quelle preferite lo spavento. Tolgo cuore infranto. Non mi interessa Giusto. essere affranto. Povero cuore infranto. Oh, non ne posso mettere tante. Quindi terrore o spavento? Però aspettate, Ciao. me lo scambio col saluto, così ce l'ho subito sopra. E lo chiappo al volo. Allora, tu. Dov'è Fifonio? Sono tutti in piazza a spaventarsi tra di loro. Ah, eccolo Fifonio. Pensavo fosse una zucca mia, non lo riconoscevo. Non vede è che era dietro un albero, non vedevi il corpo e sembrava una zucca. A Fifonio per il completo devi Sì, dare i è un inganno. dolcetti e per altri oggetti dagli lecca lecca. Ok, ora lo riempio di dolci, faccio scoppiare. Ingozzati! Prima o Mi ha dato due poi. volte la tunica a me. No! Mi ha dato il carro. Oh, mi ricordo male. Ah, ma me li ha Ce n'è presi! due. Cioè, Carro blu. Fifonio mi sottrae i dolcetti. Cioè, io non gliel'ho dati. Io gli ho parlato e lui mi ha preso i dolci. Cioè, almeno uno me l'ha preso. Perfettamente. Ma È perché nome la giusto. zucca esattamente? La zucca di Fifonio. Non... La, il carro zucca. Ah! Sì, Gigantesco. non me lo. Enorme. Sì, è I grande. nostri Quanto dolcetti. Stonehenge, penso, di dimensioni. Silvia dice i nostri dolcetti, giusto, giusto, scusate, i nostri dolcetti. Già, giustamente, essendo russo, è anche comunista. Il carro zucca è rosso? Essendo Fifonio No, russo, ah, è anche russo, avevo comunista, abito quindi. rosso, giusto, giusto. Sì, Oh. è proprio dell'Unione Sovietica. Lui è sovietico, non è russo. In realtà Allora, è prima andando a dell'Unione concludere. Sovietica, se vogliamo essere precisi, perché lo zar non ha fatto una bella fine dopo la rivoluzione russa. Quello è vero, ma non diciamo la Ma Fifonia. Fifonio non lo sa e è sovietico lo stesso. Qualcuno là fuori ha un lecca-lecca. Spaventali, riempili di dolcetti. Fai quello che vuoi, ma portami quel succulento lecca-lecca. Molto bene, tiro fuori l'ascia allora. E io resterò in zona a terrorizzare i passanti. Per cui torna da queste parti quando avrai il bottino. Non mi deludere, fedele subito. E ovviamente portami altri dolcetti. Ma qualsiasi cosa mi porti, che sia presto. Così dice il tuo zar. Vedete, si è praticamente Però stai ribaltata la calmo. situazione rispetto a ieri. Perché ieri eravamo noi a impartire ordine ai Pikmin, oggi è Fifonio che impone ordini a noi. Giusto, ah, Mi te dispiace. sei un Pikmin per Esatto. Mi Tifonio. dispiace chiunque stia per arrivare, ma tipo lui mi deve insegnare una nuova emozione, quindi ci starò un po'. Oh no. Che emozione? Terrore? Terrore, sì. Boh, bellissima terrore. Ok. È Infatti dicevo, perché fantastica. metti spavento in un È terrore? perché non ce l'avevo. Questa emozione è perfetta per Qualcuno Halloween, non per cui mi... forza con quegli spaventi. Wow. Guarda com'è contento che mi hai Nicola, parlato. chiedono se hai finito la prima run di Fire Emblem. E
E te lo chiede una persona a caso, esattamente EKY, che forse conosci. No, non l'ho finita. Beh, ottimo Nicola, bravo. Io ho chiuso la cosa, perché non arrivi? Ok. Scusami, c'ho un po' di ritardo rispetto... No, no, non ti preoccupare. Le cose effettive. Eccomi, vai, sto arrivando. Allora... Te e KY, che run hai fatto per prima su Fire Emblem? Da domani funghi. Da domani crescano i funghi, signor Nicola. Sì, è vero, perché è novembre. Ci sta. Non mi ricordo in che data escono i funghi. Poi dipende, se piove nascano i funghi, se no no. Domani subito? Se la gente non li raccoglie, no, non lo so, l'hanno scritto in chat. Poi dipende se tipo Tom Nook passa prima di noi e li raccoglie. Niente funghi. Per prima ho fatto... Sì, dovrebbe essere... Prego. No, vai, così finiamo il discorso dei funghi. I funghi iniziano da domani. Ok. 8 novembre. Allora, e che Y dice... i funghetti luminosi. Bello, sì, c'è la decorazione dei funghetti luminosi? Sì. Allora, aspettate. Tipo quelli di Pokémon che ci sono nel... Tipo quelli di Pokémon nel villaggio dei... Sì. Di Pokémon Folletto. Ah, ma non si spaventa. Mi ignora completamente. Allora, EKY dice: per prima ho fatto le aquile su Fire Emblem, ma preferisco di gran lunga i cervi. Grande, anch'io. Io ho fatto i cervi per ora e basta, ma mi sono piaciuti tantissimo. E da domani inizio i leoni. Grande. A me i cervi sono piaciuti tantissimo. Li ho fatti per primi perché erano quelli che mi ispiravano di più. E... sono piaciuti veramente tanto. Io ho fatto solo i leoni. Giulio, però dove sei? Sei scappato? Stavo facendo dolcetto scherzetto con Renata. Ah, hai fatto bene. Interagisci con i miei abitanti. Può... Confermato, si può fare dolcetto scherzetto, ti danno gli oggetti anche loro. Ah, ma non reagiscano quindi a spavento o cose? Io pensavo li spaventassi davvero. Credo di no. A questo punto. Al momento che non è disponibile. Vuoi andare? Sì. Se non mi fai cascare la linea, con piacere. Nicola, sarebbe anche l'ora che tu arrivassi. Ma perché sono solo io a dar dolcetti? Loro non me ne danno? No, quando... Li danno dopo. Quelli che va a trovare a casa ti danno i dolcetti. Quando? Quando li vai a trovare a casa. Alcuni sono in casa adesso. Ok. Ah, bellissimo. Sono troppo belle le espressioni che fanno in terrore comunque gli abitanti. Sì. Tipo al mio koala... Coso... Come che si chiama? Io sto arrivando. Vediamo se mi regge. Sì. Sono in hotspot. Vediamo se mi regge. Ah, ok. Dai, Nicola. A Ozzy. Poi siamo Nicola, Benny. Ozzy. Il mio koala si chiama Ozzy, come Ozzy Osbourne. E gli si sono tipo sbiancati quasi completamente gli occhi. Faceva paurissimo. Sembrava quello originale. E che Y dice: come hai fatto a fare tutte quelle ore con una sola run? EKY, io sono molto lento. Mamma mia, sei lento, caro. In media ci mettevo 80 ore a casata. Ma guarda, anch'io ero a 80 ore e avevo quasi finito. Poi ci ho messo un po' di più. Perché ho fatto più missioni possibili per aumentare i legami con quelli che volevo unire io. No, ma che bello! Che bel costume, Nino. Io non ce l'ho il cappello, quello lì. Me lo fai? Giustamente dovresti copiarlo. Mangio i bambini. Il beccuccio? Niente becco, Nicola, però.
No, metto il becco, metto la testa. Quello è un peccato e non capisco in realtà perché. Palle. Ora Garo ti Comunque. distruggo i fiori qua. Palle non si può dire. Sai. No, no, si può dire. Vabbè, ma distruggimi i fiori, a me non mi importa niente. No, dai, non si dice. Sono belli i fiori. Oh, Giuliano. E ho Ah, questa era la cercato. mia. Ho cercato di. Sì, questo è l'amiibo, quello della card che ho qui che mi ha regalato il capo. Nicola 2. Nicola 2, ovvero un mio amico con cui abbiamo fatto il cosplay del Team Skull. Lui era Guzman e quindi da quel giorno è diventato il capo perché è sempre rimasto il mio capo. Qui. E vabbè, allora parlate con tutti voi, io parlerò con gli alberi, certo. Guarda, c'è il koala qui che sta facendo gao, ma se vuoi. Ai Gao non lo so se si può dire, No, no, non si può. Gao, no, è Gao. Metti sempre a male, caro. Mi dissocio comunque, Sì, per tipo di anch'io, sport, io mi nel dissocio. dubbio mi dissocio. Non c'è l'espressione mi Dai, dissocio no, su no. Animal Crossing. Perché il cappello da No, è per un K. evento futuro. Bello che K Allora. c'è. Aspetta, sto cercando l'espressione mi dissocio. Tanto non sono lì con te. Sto dando Ecco. i dolcetti a Marcello, nonché il mio. Il poliziotto della mia isola. Il mio detective privato. Allora, ora andiamo a vedere cosa c'ha il Garu e cosa posso catalogare. Dai, ora vi faccio fare un Quante tour, cose dai. fai Garu in giro? Quanti? Wow. Quante cose di Halloween ne hai fatte? Sì, sarà come diceva l'inciata, appunto, sarà una sfacchinata però toglierle tutte. A lasciare, scusa. Per sempre. Le Sì, città sono senza. belline. Tanto io mica c'ho l'isola tropicale tutto l'anno. Vabbè, ma le isole tropicali sono tropicali tutto Lo so, però, quando nevicherà. Se vuoi evitare lo scherzetto del qui presente mitico Giuliano, dammi subito un dolcetto. Ecco, prendi. Mitico No, Giuliano. Garo, ho fatto pure la band di musica Hai qui con visto? Ora vi Alessandro. faccio vedere anche a voi. Qualità. Beh, faccio un tour dell'isola. Sì. Aspettate, che guardo come sono messo nell'inventario perché mi sa che sono un po' pieno. Quasi. Perché io le zucche le ho tenute tutte nell'inventario, perché non sapevo dove metterle. Messa a terra. Lo buttate per terra in spiaggia. Sì. Garu, Tanto, dove tienili devi e se metterli? qualcuno ti dice qualcosa, giustifico la Nightmare Before Christmas. E di che è Halloween Town? Beh, potrebbe essere un'idea. Le Giusto. metterò qui, Bellino. Giusto. Tra nel campo. l'altro, Nightmare Before Christmas che ho visto prima, perché è il film, l'unico film da guardare durante Halloween. Giusto, giusto. L'unico. Non accetto critiche su questa cosa. No, Se qualcosa no. da ridire lo banno. Ha ragionissimo. Non posso, non posso, non ho privilegi di questo tipo, Ma ma lo mo me lo faccio io trovo. per te. Dai, Considerando grazie, allora quanto va mi bene. piace Nightmare Before Christmas, accetto di farlo io per Grazie, caro. E Nicola, sai mica quanti sono gli oggetti di cui possiamo ottenere una ricetta di Halloween? Vediamo. Io penso di averli tutti, ma ogni volta che cerco di capirlo mi si incrociano gli occhi e non ce la faccio. Allora, Sono tipo 300. ottobre. Allora, Ah, tra sono. l'altro io ho il costume di Fifo, cioè il vestito di Fifonio. Avestiamoci tutti da 10, Fifonia allora. ma io mi manca la zucca, la testa. Sono 10 di quelli che può ottenere classici. Ok. Più 1, 2, 3, 4. Aspettatemi, eh. Eccomi Sicuro? pronta a. 14 quindi? Ecco, 14. 14. A meno che il pavimento non si cratti, ma credo di no. Quindi 14. Attenzione, attenzione. Scusate un attimo. Garo, mi Che. sa che devi bannare l'Asia. Asia, eccomi pronta a farmi bannare. Secondo me, Nightmare Before Christmas è pensato come un film per il ringraziamento. Che negli Stati Uniti cade tra Halloween e Natale. No, allora, è più. Un film da Natale, in realtà. Perché se vogliamo ti spiega un po', no? Il significato del Natale. Però lo puoi vedere Halloween, perché comunque loro sono i mostri di Halloween.
No. Poi a inizio film dicono queste Halloween, non dicono questo è il giorno del No, ringraziamento. ma il giorno del ringraziamento è proprio Quindi buttata di fuori. Penso tu sia l'unica persona che ha pensato a questa cosa. Nemmeno i creatori ci hanno mai pensato a poterlo accostare il giorno del ringraziamento. Anche se io sono Tim, lo guardo tutti i giorni tra Halloween e Natale. Se dai un dolcetto a Fifonio, ti dà la maschera. Ora vado mi ha subito, dato delle lasciami. Le zucche. Chi mi ha cuffie ti ha dato delle dato? zucche? Ah, Le ti ha zucche. dato delle Anche a cuffie. me. Quelle Perché. zucche gialle mi hanno dato. Forse perché se vai sull'isola di qualcun altro ti danno le zucche. C'ho una zanzara Sì, che mi perché c'ha ronza tutto. intorno. E potrei fare come i Pikmin facevano con i mostri ieri Hai con questa vinto, caro. zanzara. Gli tiro una testata. Allora, vado da Allora, ce l'ho. Fifonio. Ce l'ho, allora. Scusate un attimo, e vado da Fifonio a dargli il dolcetto così sblocco la maschera, forse. Eccolo. E poi vi faccio fare un tour, dai. Ecco a te. Non voglio. Lecca lecca, gli do un lecca lecca, così è contentissimo. No, non ci credo, invece sì. Felice Halloween! Ma se dai. Ora, gare giù non capite, Asia non mi Sì, sembra una cosa da dire. cioè, bada come farli, sono pur sempre il proprietario di questo canale e posso bannarti da un momento all'altro. Ah, sono uno dei proprietari del canale, scusa, ho visto che Nico mi ha guardato subito malissimo. Sono uno dei proprietari, è il nostro canale, Nicola, è il nostro. Questo è il no i nostri Nostro, dolcetti, il nostro condividiamo. Halloween, il nostro canale. Tutto il resto può Che aspettare per passi? ora. Il Chi tuo è il soprano sta moglie per strafogarsi di dolci. Bello, così non sapremo più chi è il vero Fifonio. E parleremo tra di noi. Prova a parlare con un abitante ora, caro. Ora San vado un Giulio. attimo. Dai, vediamo un pochino. Vorresti spaventarli. Sì, Mi ha si dato. è. No, però non mi ha dato la testa. Mi avete raccontato una bugia. No, gli devi dare un dolcetto, non un lecca-lecca. Ah! Caramella. Comunque, Giulio, se ti danno le zucche vuol dire che hai già preso tutte le Allora ricette. le ho prese tutte. Top. Gli dovevi dare il dolcetto, non il lecca-lecca. Scusate, scusate. No. Oh, eccola Sara. Buonasera, scusate il ritardissimo. No, ho sbagliato. Ho messo l'ascia. Smettila di parlare Sì, con comunque. Fifonio! No, vai, Gaero, parla con me, sono di qua, parla con me. Non posso, sono bloccato. Stiamo qui tutto il giorno. Buonasera, buon Ciao Halloween, Sara. Sara. Ciao Sara. Ok, c'ho la tunica. Ciao. E se a qualcuno manca il tavolo brividi, io ho uno schema extra. Ve Ah! lo posso regalare se volete. No, io il tavolo brividi ce lo dovrei avere, ma grazie. Qual è il tavolo brividi? Come procede questa Una seratina zucca ritzina molto di grossa. dolcetti? Allora, all'inizio è stato un po' travagliato, però siamo partiti tutto a posto 10, 11. Mi manca qualcosa però. Ai ai ai. La Eccoci. bacchetta mi manca. Eccolo, mi ha dato la zucca. La bacchetta te la dà Fifonio con Sì, dolcetti? A chissà di sì. quelle lecca lecca. Ah, quei lecca lecca quella. Eccomi, anch'io sono Fifonio. Però Allora, ho le lecca lecca infradito. carrozza di zucca, due lecca lecca istruzioni per la carrozza di zucca, tre lecca lecca E la lette, caro. Ah, è vero, tolgo istruzioni le ali. per. Tre lecca lecca istruzioni per la bacchetta, quattro lecca lecca maschera o tunica. Eccoci, amici, facciamoci una foto. Aspettate perché questa. Aspetta, mi sa che è saltato l'audio di gioco. Non lo sento più io. Io ho la live mutata, quindi Anch'io. non lo so. E non so spiegarvi il motivo per cui può essere saltato l'audio di gioco. Oi, ma ce n'è sempre una. Che ci vuoi fare? E più che altro non so come farlo ripartire adesso l'audio.
Lo so, è Vabbè, Y. niente audio. Insomma, un po' noioso, senza audio. Ok, è ripartito da solo. Perfetto, bravo, bravo audio di gioco che è ripartito da solo. Beh, amici, fate un'emozione spooky anche, Non si sente almeno l'audio di gioco. Questa di chat mi troppo. ricorda la chat di un famoso Twitcher che appena salta qualcosa cominciano tutti a scrivere FFFF. Ovviamente non facciamo nomi, ma me lo ricordate molto. Sì, l'avevamo sentito, non c'era l'audio, ma è ripartito. Come è magicamente scomparso, è ripartito. Sono i fantasmi, a Halloween ci sono i fantasmi. Allora, le alette si prendono al negozio. Sì, al negozio, certo. O da Shusha. Da Shusha. Prendono da Da Shusha. Shusha, da Shusha. Chi è questo L'hai che poi fatta ne la se foto? ne va? Ah, ma io pensavo No. l'aveste fatta la foto. Mettetevi Prima. diritti tutti in fila, ce n'è uno e più indietro. Se siete Garu. Io sono quello che si sta girando. Ecco, vai un po' più avanti e sei indietro rispetto. È difficile mettersi esattamente al pari vostro. È impossibile, ragazzi, non ci riesco. Dai, ce l'abbiamo fatto io e Nicola, ce l'abbiamo Vai, dai, fatto. son pari, no? Ecco. Sì, vai, fai terrore. Perfetto. Bravissimi ragazzi. Può fare Bravi il tutti. bianco e nero? Io si può fare il bianco e nero, bello. Bravo EY, proprio lui. Io Molto ho fatto spooky, mi una storia. piace. Ho Vai. Allora, volete fare Mamma mia, questo questo. tour dell'isola? Seguitemi. Vai. Partiamo Andiamo. dall'aeroporto. Allora, partiamo Sei, dall'aeroporto. Garu? Dove sei? Io Sono uno dei FIFO. non capisco più niente. Quello Ok. aeroporto. Ok, vai. Allora, Mi sono Shusha, perso. che non è venuto neanche una volta in questo Siamo. mese. Che bel cappello, grazie Sara. Fatemi Oh no. andare davanti però. Ma qua sei te, come facciamo a sapere se È va? questo il bello. Allora, aeroporto, questo è l'ingresso. C'è Ok. l'arco con uno Arcoporto, spaventapasseri quindi. che è un riferimento a Nightmare Before Christmas perché è la prima cosa che si vede dopo che si è entrati nella città di Halloween è lo spaventapasseri. Alza Giusto. l'acceso! Mi tolgo dai migliori amici! Ah, si spegne anche questo, E devo ok. avere delle prugne sulla schiena? Ma Non sono prugne, sono rape. sono le prugne? È l'uva. Ah, il secchio d'uva. Comunque, aspettate, una cosa bellissima. Non so se l'avete mai visto. Questo. Non Sì. posso! Perché ci Ma non siete puoi voi. spostarlo. E fa il suono del E cosa fa? tagliaerba proprio. Sì. Cioè, è Ah, come se bellino. sazionasse. Molto carino. Questa è la casa di Renata. Ciao Renata. Ciao Renata. Ciao Renata. Ok. Proseguendo di qua. C'è il campeggio. Campeggio. Garo, ma ti piacevano queste lanterne? Mi Quanto le piacevano, hai poi mute? ho visto che erano torte e mi sono piaciute un po' meno, ma ormai le avevo fatte. Quanto legno duro hai usato? Sacco. Un po' sì, ma ne valsa la pena. Guarda lì come clippano le teste. Sì. Diventa una zucca unica. Niente, sulla spiaggia non c'è nulla di halloweeniano, quindi è inutile che ci andiamo. Ok. Questa è la Questa è la casa casa di di? Benny. E gli ho messo le zucche gialle. Ciao Vedete, lui ha Benny. tutto giallo perché è una scimmietta e quindi gli piacciono Ciao le Benny. Giusto. Un Però po' non, razzista questa questo... cosa, Però Garu, non ci sono i eh? Chi banani. è che è andato dentro? No, ma gli piacciono le banane perché io. Gli piacciono le banane Ah no, le banane non vanno messe, non capisco perché. perché lui è uno sportivo Quindi e chi sta dice e fa mettendo sempre discorsi le sul potassio, quindi mangia tante banane. Perché le banane fanno bene. banane? Ok. O perché puota l'erba? Eh sì, lui è un mio starter, diciamo. Lui e Renata sono gli starter. Infatti lui non ha nulla in casa, ma ci sta in realtà con lui. Perché lui ci ha dato sempre delle ricette, perché ci ha seguito su YouTube, lo sa, assurde. Tipo il ciuffo d'erba,
la panca tronco, che in realtà è un tronco, oppure il ciuffo d'erba è un ciuffo d'erba. E lui dice di averle fatte lui, ma in realtà, secondo la lore della nostra isola, lui le ha trovate. Cioè, le ha trovate, ossia ha detto: Sì, Oh, non guarda cosa ho c'è inventato! Ha già niente. fatto! Un sasso. Ho fatto un sasso, Mario, ma non l'hai fatto tu. Ha già fatto una pietra! Luigi! Dai, Garu, Per smetti di interagire con tutti i sta deltoidi. scimmia. Aspetta, aspetta, per tutti i deltoidi, ma sei fifonio! Io sono Mozart, prendi pure tutti i dolcetti che vuoi, basta che non mi fai scherzetti, che bella questa cosa! Cioè, noi andiamo a portare letteralmente il terrore a giro, noi siamo. Portiamo il regime del terrore. Ah no, mi ha riconosciuto! Ci sono cascato come un tuffatore dal trampolino più alto, a capofitto, ottimo costume. Ma ti Sì, è riconoscano vero, mi ha sempre? riconosciuto. Anche Giuliano mi ha riconosciuto. Ma non ti conosce Giuliano. Lo so, infatti. Comunque mi piaceva farlo a tema Quasi tutto come giallo lui. risolvi. Andiamo a fare le Caro, devi rapine. distruggere un Che albero. devo fare? C'è un albero coi soldi. Sì, lo so. Ma me li può rubare? Sì, te li posso rubare. No! Dov'è? E sappiamo che quelli come Nicola hanno un'attitudine a rubare. Meglio se. No, dov'è? Non mi rubare i soldi, mi Garu, servono per il dai. Dai, ponte. Garu. Te lo pago io il ponte. Dov'è il Eh sì, ponte? con i miei Quanti soldi soldi! ho? Allora, questo è il museo, c'è il Ma parcheggio, dove vengono i miei questo soldi? doveva È essere un parcheggio, ma... arrivata un'astronave? Eh sì, anche Cosa l'astronave ha fai l'astronave? parcheggiato. È l'astronave di Earthbound. Ok, poi Poi, con un con le corna. qui c'è la casa di Cilia, o Cilia, che è la nostra waifu. Ocelia. O Celia, sì, però insomma. Elia. Elia Sì, ora non c'è più. ma noi la chiamiamo Cilia perché ha l'accento francese ed è tutta vestita di verde, che carino, un diavoletto verde. Vedere gli abitanti ai lago. Prendi pure questo dolcetto, ma non farmi scherzetti, ti prego. No, non potrei mai, sei la nostra waifu. E lei è venuta sulla nostra isola, sempre nella nostra lore strana del nostro gameplay, perché ha lasciato il marito, ma non perché non lo amasse più o perché si trovasse male con lui, ma perché è appassionata di drammaturgia. Lei vuole il dramma ovunque, è appassionata, no? Di Romeo e Giulietta, della Sirenetta, queste opere qua. E allora, Buona, che... Garo. Complimenti per la memoria. Grazie, grazie. E allora, è che ogni volta che gioco da solo me li ripasso. È la nostra Rito preferita, esatto. Tra l'altro, lei, di norma, ha un grembiule. E sembra veramente una Rito, perché anche in Breath of the Wild, se non sbaglio, qualche Rito c'ha il grembiule, giusto? Sono vestiti un po' a bischero, sì. Da tirolesi sono questi. E questa è la casa di Comunque, Renato. Sara, gli abitanti sono vestiti da Halloween, alcuni hanno costumi che si vedono meno, altri hanno le Sì, alcuni corna. hanno Tu le hai i... comprate il dolcetto? Ah, potete ancora comprarlo anche se l'evento è già iniziato? Ah. Intanto non me ne faccio più di niente perché ho ottenuto tutto, quindi sono Ok. a posto così. E Qualcuno chi è? Ah no, questo è Fifoni. continuiamo il tour, dai. Vai, sto arrivando, caro. Ottimo, ottimo. Aspettami. Sì. Aspettami. Sto qui, sto fermo, sono davanti al laghetto. Oh. Vai. Vai, Allora, laghetto. questa è la casa di Dulcinea, mentre quella lì sulla... Questa qua è la casa di Renato. E infatti ha una zucca verde, perché Ok. come a Benny piace il giallo, a Renato piace il verde. Ho imposto io quali Giusto, colori giusto, piacciono ai ovvio. personaggi, sì, ma il padrone dell'isola sono io. Dobbiamo andare a controllare quali colori gli Intanto piacciono davvero. un attimo. Mallino della città è Dead by Glamour, sì, e Y, è proprio quella. È proprio Dead by Glamour di Undertale. Grande che l'hai riconosciuta.
Sei un mito. Che persone studiate ci sono in Sì, chat. veramente, abbiamo la Visto. fanbase migliore di tutte. E tra l'altro, come si chiamano i nostri fan? Cioè, noi siamo i 4H, i Fan. nostri fan come si chiamano? Mi verrebbe da dire una cosa, ma non penso si possa dire su No, Twitch, quindi non la sì, dico. comincia per K e finisce per L, no, non si può dire. No, Cappini. non è. Cappini, capt. Upslock. Stavo per scrivere una cosa offensiva. Capponi. No, oppure sono... Inizia con Andy e finisce con Adi. Andy... No, non si può dire su Non si può Twitch. dire. Assolutamente no, ci dissociamo da ciò che potrebbe aver pensato Giulio. Guardate, Dulcinea ha un pappagallino in casa. Però... Non va bene questa cosa, No, cara. esatto. Cioè, in realtà lei schiavizza altri esseri simili a lei. E comunque Andy c'è... Cappini, bello. Bello. Bello Andy Cappini, vai. Oppure sono... Bambini, perché i K prendano i bambini vicino ai fiumi e li trascinano dentro il fiume. Se li mangiano. E se li mangiano. Chiamiamoli Sempre a tema, è presa la Bimbi. mamma mia. Bimbi. Esatto. Bimbi. Bimbi. Cappini Bimbi. però mi piace. Non ci interessa. No, in realtà sì, dai. Anche perché è anche il tuo canale, quindi. Questa invece è la casa di Plinio. E ieri era il suo compleanno di Plinio. Plinio. Che è... Plinio il vecchio. No, è il nostro... Il Il nostro pinguino. pinguino. Tra l'altro è carinissimo il suo costume perché sembra un pigiama. E ci sta perché lui è fannullone. Dorme sempre. Giusto, Nella giusto. lore lui parlerebbe pianissimo, ma siamo un po' di fretta, quindi lo... Skippo un po' i suoi discorsi, perché lui parla estremamente lento e con sempre lo stesso tono di voce. Caspitina, che fifa mi hai messo. In realtà lui è spaventatissimo, no? Però lui parla comunque È vero, Bimbi ha il copyright, Bimbi è già prenotato sempre da così. Sì. un altro Vabbè, ho Twitcher. capito, però si usa dire, no? Però Sì, sì, è vero, però è lui già è. usato. No, la parla con. Ha già parlato Cucciolina. con. Con Con vestito così. chi? Sì. Continuiamo il tour. Dice, oh, ma che bel vestitino, apprezzo il tuo stile, qualcosa del Ah, genere. molto Sì, carino. però vuole tutti. E gli E... do i dolci. Vediamo un po'. Miam miam. Continuiamo il Michael. tour. Qui ho piazzato anche qui un po' di torre di zucche e spaventapasseri perché fanno luce, sono carine. Andiamo a vedere Marco e Mirko, che anche loro sono vestiti a tema Halloween. Guardate che bellini, con i cappellini. Ma i ricci non sono vestiti, eh? Agostino e Filomena? No, No, davvero? non lo so, non si sono Ah, entrati in adesso lo questi giorni. scopriamo, io non lo so. Vediamo. Ranocchie. Entro Keroniani. subito, vediamo un po'. Tra l'altro la mia isola si chiama Keron. Così. Vabbè, Sì, c'ha solamente le cornine. Agostino. vabbè, lo Filomena si apprezziamo rifiuta. comunque. Per me è troppo seria per queste Le boiate. Vediamo papere! se mi dà qualche linea di testa nuovo. Bello le papere. Possiamo Non mi parla. comprare dei baffi? No, non ti parla quando c'è degli ospiti. Anche a me mi dice, sono un po' occupata, anche se quando andate via voi non sapete cosa mi dice. Dice? Cose non si possono Cosa ti ridire dice? in live. Ah, ok. Qual è la vostra sorella ago e filo preferita? So che quella di Giulio è Beatrice. Felice, sì, per Insomma, forza. Purisse non Felice. sarei triste. Però poverina, non ci ho nemmeno parlato. Anche se non mi dice nulla, ma ci devo parlare.
Anche per vedere se mi dice qualcosa a te, ma all'Ouiano, ma non credo. Però dice... Ah, ma loro mi riconoscano invece. Dice... Sì? Cioè, loro mi dicano, è un piacere vederti, Garu, cioè, come se non avessi nulla addosso. Non sono stupidi. Io No, no, no. Comunque la mia preferita è Filomena. mi sono fatto fare lo scherzetto. Che cosa ti fanno? Uno proviamo anche noi, aspetta, dai, non mi spoilerare. Filomena, ovviamente, mamma mia, ma Eheye Ypsilon è veramente un uomo di cultura. Nuovo membro del Sì, canale, mandiamo via la dai. Wow. Silvia e prendiamo te. Da che mi faccio fare lo scherzetto? Dai, mi hanno Da fatto una uno di. cosa, dalla scimmia. Ebbene, non posso perché. No! Ah! Bellissimo, mi faccio fare anch'io. Fate vedere la faccia, Nicola. Zoom. Bellissimo. Bellino. Mi sembrano tipo i disegnini che fate in faccia alla Sil quando si addormenta durante Capodanno. Da chi mi faccio fare lo scherzetto? Di questi tre, perché gli altri non so chi sono. Dai, dal coso verde lì. Dal poliziotto. Marcello, che è marcio dentro, Marcello. Per questo si chiama Marcello e per questo è verde. Perché è un po' tipo Joker, Marcello, no? Joker è caduto, no, nell'acido e si è sciolto tutto in una delle tante versioni di Joker. E Marcello è uguale, però è dalla parte dei Ecco. buoni. Lui è caduto dentro dell'acido, anzi dentro del materiale, quello per fare gli ingredienti per fare gli orsetti gommosi. Quindi lui è un orsetto gommoso vivente. Infatti vedete, c'ha tipo tutti i pallini perché è zuccherato. E però dentro è marcio, cioè il marciume di tutta questa roba tossica che ha preso. Quindi lui deve mangiare costantemente dolci, che noi non gli daremo. Quindi è anche in tema. Ah, però ce l'ha dato lui il dolcetto. Perché te sei vestito da Ah, Fifone, è quindi non ti vero! parla. Ho Fammi uno sbagliato. scherzetto, Renata. Perché sei un vecchio adesso, Nicola? Mi ha fatto lo scherzetto. E quindi niente, lui appunto si è. Deve costantemente mangiare dolci per rivestirsi continuamente di zucchero perché altrimenti verrebbe fuori la sua parte più marcia, letteralmente marcia, corrosiva. Infatti vedete a... no, non posso più farmelo rifare da lui, niente, me lo farò fare da lui allora. Io ho le cicatrici invece. Io sono Vai con lo vecchio. scherzetto. Era più bellino quello di prima. A Eheye me Ypsilon ha deve dato uno andare. spettro. Eheye Ypsilon deve andare, quindi noi ti salutiamo. Grazie mille Ciao. per essere stato con noi e buon Ciao. Halloween. Buon proseguimento. E grazie Perché mille per Sara? essere passato. Piace la narrativa del Garu? Proposto come nuovo master delle nostre run Sì. di Anche a me mi ha reso vecchio e mi ha cambiato colore, sono diventato verde. Ogni tanto parte l'audio, si sente un po' male. Scusate, vado un attimo nel mio ufficio, nei sotterranei, provo a sistemare qui dietro sperando di non toccare nulla che possa compromettere la live. Che magari si era un attimo allentata. No, niente, si continua a sentire un po' così, ma vabbè, pazienza. Non so se tra l'altro anche voi in realtà sentite un po' male, però. Non importa, tanto parliamo continuamente, quindi. Guardate, sono un vecchio. Tra l'altro ho anche i capelli grigi. Ah, ma non vi sento più. Adesso non sento voi. Vai, ho toccato. Ma voi mi sentite? Fatemi un cenno con la testa se mi sentite. Scusate un attimo, eh. Ti sentiamo malissimo.
E voi in live come mi sentite? Noi bene, ok. Ora io sto sentendo malissimo. Ah, ma sapete, forse ero io che sentivo male l'audio di gioco. In live ti si sente bene, Garu, ma non sentiamo Giulio e Nico. Lagga però, quello sì, ci sta, perché stavo un attimo toccando roba. Sì, sì, è perché stavo spostando roba. Perché ha smesso di farvi sentire però? Oh no, ho coperto. Grazie a Patrick Mansuti. Ora forse vi si sente, riprovate a parlare. No. No. Ciao Patrick Mansuti, benvenuto. Ora vi rilaggerà un po' Animal Crossing, non vi preoccupate. Ops, scusate, scusate. Risistemo. Adesso Nico non lo si sente, non so perché. Sto provando a aggeggiare con le impostazioni di Discord. O proviamo a fare solo la chiamata vocale, o provate a richiamare. Ecco, ecco, ora si sente, ora vi si sente. Ti hai sbloccato tutto così a caso? Sì. Magico. Gesù Cristo. Ci sono i fantasmi, ragazzi, è la notte di Halloween, è normale, è normale. Guarda, noi ti sentivamo abbastanza in maniera inquietante. Davvero? Male. Allora era Discord che stava impazzendo. Ah, bello. Era tutto interferenze, suoni terribili dell'altro mondo. Perché Halloween? È stato lo scherzetto del villager, è giusto? In realtà Ozzy è potentissimo, ragazzi. Ozzy è consapevole di essere nel gioco. La lore si infittisce. Ozzy, ecco, non lo provochiamo. Ozzy che sembra strafattissimo, e in parte lo è, perché è un koala e si fa di eucalipto. In realtà lui, nel momento in cui mangia l'eucalipto, ha delle visioni e può vedere ciò che c'è al di là dello schermo. È sicuramente così. Non sarà il cappellino di Gengar. Effettivamente l'unica volta c'ho il cappello sta succedendo di tutto, quindi potrebbe essere anche lui. Giulio, tu come hai arredato la tua isola? Hai messo parecchie zucche? Io in questo momento ho 0 petti zucca per l'isola. No, non è vero, ho messo il carro che mi ha dato Fifonio prima, quindi ne ho uno. Okay. Ah, giusto, scusate, andiamo a... Giulio, spostami. Che aspettavo di avvertire un po' a che fare. Io ho fatto la foresta, Giulio. Tutta spooky. Dimmi? Sì? Spostati. Dimmi? Volevo ti spostassi. Dove siete? Io sono dentro il municipio per far vedere agli altri com'è dentro. Oppure oggi sono fuori perché hanno messo i pipistrellini attaccati ai lampioni. Sì, dentro non c'è nulla, però è carino che loro siano vestiti. Molto bene. Infatti stavo pensando, ma voi ci pensate che stanotte Puffy e Tom Nook sono andati con la scalina sul municipio a mettere le lucine? Ah, è vero, che carini. Comunque Fuffy ci tengono, bravi ragazzi. Fuffy col cappellino è veramente carino. Cappellino. È un tocco di classe. Garu, ci porti a vedere le città degli altri? La Sara chiede, Garu, ci porti a vedere le città degli altri così possiamo giudicare fortissimo. Sì, ora la Giulio ti sento leggermente male, Giulio, ma solo Giulio. Sì, la mia connessione sta facendo seppuku. Sì, ce la adesso anche ce la facciamo. Anche il tuo video è saltato da Discord. Giulio si sta decomponendo. E temo stia succedendo roba anche al gioco, ragazzi.
Potrebbe essere questa la fine della live. Aspetta, Nico. Aspetta, Nico, ti disattivo un attimo. Dio. Perché? No, tolto. E Aromatello schermo nero sono rimasto da Eccolo, eccolo. scuro. No, stava caricando tipo lunghissimo. Avevo paura si fosse bloccato. Volevo togliere Nico perché lui è sulla Ah, cosa di ok. caricamento. Stava caricando lentissimo. Probabilmente. Boh. Perché ci sei voi? Accidenti, ma ci ha messo tantissimo. Oh, ci sei. Sì, no, perché ci siamo noi. Allora, Continuiamo il tour. il mio internet si dovrebbe essere Sì, stabilizzato. ora vai meglio, infatti. Stando a Discord. È stato Ozzy, continua ad essere lui. Allora, continuiamo il tour. Ozzy Questa non è è la casa di giornata. Ozzy. E qui ho State fatto. lontani, E state qui, lontani, esatto, ragazzi. state a debita distanza. E qui ho fatto un piccolo palchetto così, per la musica. L'ho addobbato anche questo con la roba di Halloween, in cui ci sono le luci, no? E lui è il DJ. DJ Osso. Che esiste. Tosso. Aspetta, che non riesco a capire dove cavolo vi trovate. Ah, eccovi qui. Bellino. Eccoci. E questa è. Sai che mi Bellino ricordo DJ. Aspetta. quello che facesti tu agli gnomi. E E questa è casa di. questa è casa di Lupilia. Giusto. La nostra star. E qui ci sono delle erbacce. Grazie Sara, grazie. Sì, è molto Apprezzo i tuoi carina, giuro. apprezzi. Comunque io mi rimetto la maschera di Fifonio. Che così guadagno dolcetti. E che volete fare? Si prova a fare un tour delle altre isole? Sì, ora aspettate, Va finito vado. questo? Sì, Sì, no, fai. ma in realtà poi c'è il sopra dell'isola, ma non ci sono grandi cose in realtà. A tema Halloween. C'è un po' di zucche qua e là, ma proprio poche. Guarda, intanto torno alla mia isola, che Ok. almeno la Tipo regalo, facciamo mia così. connessione soffre Sì, meno. giusto. Aspetta, parlo con Renata. Allora, vi butto fuori. Sì, una parola. Come si fa? Eccolo. Meno. Chiudi sessione? Sì. Ok. Che belli fiorellini che hai messo Citacci. sull'isola, Garu. Grazie. In realtà con i fiori non mi sono impegnato troppo. Ho fatto un Niente po'. complimenti per te, Nicola. Ho Cosa fatto. volete per me? No, esatto, perché la Sara ha fatto i complimenti a tutti tranne che a te. No, la Sara poi la banno. Ok. Giusto, giusto. Se ne sono andati. Vabbè. Io avevo tutti La levo da i fiori. moderatore e la banno. Vale dice, io avevo tutti i fiori, che parto. Sì, probabilmente è faticoso quanto partorirli i fiori. Avendo visto le guide di Nicola lo Nicola. sa bene. Esatto, Mamma mia. Allora, adesso sull'isola di chi andiamo? Venire da me? Ok, dai, andiamo sull'isola di Nico, ma prima voglio rincontrare Fifonio per dargli i dolcetti. Che io gliene ho dati pochissimi ancora. Allora, io vi apro intanto, spero funzioni da hotspot. Vai, se no, Vediamo, vediamo, se pazienza. no niente, rimarrà Perché di solito esclusiva. riesco ad entrare da voi, ma non riesco poi a far venire Non gente. riesci ad uscire, rimani bloccato nelle isole degli altri. No. Ah, non mi hai rubato i soldi, grazie, sei molto gentile, Nico. Dimenticato. Fortunato. Ah, ma perché non mi fa dare i dolcetti? Ah sì, ok, ci dovevo riparlare la prima volta, mi ha fatto i complimenti per il costume. Non me l'hai dato te. Voi ci pensate che oggi stavamo a Lucca in tutto ciò? Noi dovevamo stare Esatto, a Lucca esatto. Comics. Io a proposito di Lucca, visto che l'hai citata, io qui ho una cosa. Davvero?
Tra l'altro, bellissimo il tempo, quest'anno. Sì, Per tremba. avvicinare Accidenti, Se ripensiamo l'anno così scorso. piccola. Io sono al telefono per la live, quindi. Ah, Ah, ok. bellina. Io La non ti vedo, borsa del caro. Lu è la borsa del Lucca Campfire. Ok. Del Lucca Change, scusa, del Campfire. Presa. Dove l'hai presa? Che bella quella borsa di Lucca Change. Molto bella, vero, Cross? E io sono andato a prenderla qui vicino, non lontano, come invece qualcun altro. Il mio amico, poverino, ha dovuto fare chilometri per andare, ha preso l'autostrada. E l'ho presa a stratagemma. Che era un campfire. E oggi erano tutti vestiti da Halloween anche lì, molto, molto bello. Ma i lecca-lecca quando me li Lì danno? sono dei Scusate. bravi ragazzi. Lecca lecca. Dando Quando me li danno? cetto. E c'è una percentuale. Dipende Ah, da quante caramelle gli dai. Più caramelle aspettate. gli dai, più sale la percentuale. Parlo con Lupilia, che è E nel giardino di casa sua. Io però una ne volta ho la. che ti dai il lecca lecca si ferma il counter e non vale più il numero di lecca lecca che gli hai dato prima. Di caramelle che gli hai dato Ah, prima. ok. Se gliene dai 4, è il 100% che ti dia un lecca-lecca. No, cos'è che resetta, scusa, il conto? Il counter quando ti dà un lecca-lecca. Ah, ok. Ah, sì, è vero, l'avevi detto nel video. Sono stati 40 minuti di macchina più utile della mia vita, il che è tutto Comunque io ho dire. aperto. Ok, dai, Ciao allora. Silvia. Ciao Ciao. Silvia, allora Ciao Silvia. vengo da te che appunto tra un po' dovrò andare a cena anch'io, quindi. Sì, dai, velocissimo. Sì, Ti sì, faccio sì. vedere Facciamo la forestina e un tour. ve ne andate. Sì, 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 Ok. sì. Anche perché ora la butto a terra la foresta. No! No. Eh sì, è finito Halloween. Ah, è la foresta per Halloween. Allora dai, la vediamo. Hai già aperto il gate? Sì, ho aperto. Ok. Come ti Perché ora trovo? voglio farla. E mi trovi con amici. Ok. Amici o migliori amici? No, non cambia. Amici. Mi dà. Si è verificato un errore di comunicazione, quindi mi sa che io non vado da nessuna parte. No, Penso vediamo. sia il mio. Ah, proviamo, vediamo se a me funziona, ma forse no. Vorrei partire. Andare da qualcuno. Un po', se no faccio un Sara cambio chiede veloce. perché lei è moderatrice, ma la Silvia no. Perché la Silvia va via prima della fine della live, La te Silvia no. non serve a Sara, chi c'è in Silvia. questo momento in chat? Te o la Sil? Povera Sil. No, in fondo le vogliamo bene. Proprio in fondo. Riesce ad entrare, caro? Vediamo. Tramite lista amici. Che sai che insomma le procedure per poter entrare sono lunghe. Velocissime. In 2 questo minuti. momento è disponibile un volo per Marnia. Quantomeno me la trova. Fai una nuova ricerca, non ci Il voglio andare problema è sull'isola proprio. di Sil. Di Nio. Scusate, vi ho confusi, siete simili. No, a me la mia connessione non Ma mi sa che anche. No! riesce a gestire questa volta. Allora, mi sta facendo partire, però non so se l'errore arriva dopo. Vediamo, no, di solito arriva No, subito. no, no, è Ah. proprio una cosa mia, non mi dice, è proprio impossibile mettersi a internet. Ah, Vabbè, la vedi ok. dagli La vedi altri, esatto diciamo, dalla la live. Sì, sì, live sì. Sì, direttamente. sì, sì. Sì, Animale degli animali. è il mio titolo del passaporto. Sono l'animale degli animali. Che è il primo che ho impostato e l'ho sempre lasciato perché mi fa troppo ridere. Sì, anch'io. RIP Giulio, la vedrai come noi comuni mortali, esatto. Lo so, è brutto, ma mi tocca. Qual Sì, comunque è il fosse. titolo invece su. Lo so. Io, turista Porto. disinvolto.
Comunque possiamo riscontrare della tua pessima connessione, Giulio, dal fatto che stai laggando nel video, quindi anche gli altri possono constatare che la tua connessione non sta andando bene. Ora, no, dice il mio ping medio è di 350 Ottimo! millisecondi. Penso Bene. sia il livello massimo che riesco a gestire. Caro, ci sei? Sì, Giulio non sta mentendo, non è sus. Sus. Insomma, Isole che passione. Oggi ho sbloccato tutti e due gli ultimi achievement dei viaggi e degli ospiti. Vai, ci sono. Allora, qui ho Guarda, messo un cioè, po' di guardate tutti. bravo Nico, com'è bella la sua isola. Di zucchine nell'area Matsuri che non mi andava di levare. È giusto, è Poi giusto. qui ho cambiato un pochino. Ti posso Messo. rubare una pera e una pesca, che Prendi. a me ancora mancano. Mamma mia, quanto è lento a prendere la roba. Oppela. Ci devi pensare un attimo. Oppela. Oppela. Serve Ora, le altro? pesche fa prima. Gli piacciono di più, evidentemente. È più convinto di voler prendere le pesche. No, mi servono solo questi due. Sono tornato abbastanza in fretta. Voi quando staccate, tra Quindi? pochissimo, guarda. E guardiamo l'isola di Nico, se vuole quella di Giulio, e poi andiamo. Giulio vuole, Giulio, ma una l'internet pochina le dita. è che di Giulio non vuole. Hai ragione. Ui, Possiamo provare, ci possiamo provare, sono super disponibile. Vai, vai, Ora dopo ditemi se proviamo. laggo, non dovrei, il mio ping è sceso. Ora no, ora no. A un certo punto il mio ping medio era di 700, Sì, ragazzi. infatti eri immobile. Cioè, probabilmente te stavi parlando, interagendo con noi, ma non ti sei sentito. Non ti sei mosso. Niente. Porto nella mia foresta. Vai, entriamo nella foresta di Nio. Ne usciremo? Non è detto. Prima era un labirinto, Sì, me ora lo l'ho reso un ricordo po' il meno labirinto. labirinto. Bella la Qui anche ho messo un zona. po' di Eh sì, zucca. cioè, in confronto alla mia, la tua è spettacolare, il mio è un Vabbè, ma balocchino. quella è come il faccio pezzo a meglio dire dell'isola di Nicola di questa. dai. Sì, sei Vabbè, tanto poi d'altronde gentile. l'uomo Animal Crossing è Nicola, non sono io parlo di Sì, Zelda. infatti. Sara dice, Nico, la tua isola è moltissimo bellissima dall'ultima volta che l'ho vista. Bene, grazie Sara. Oh, finalmente hai ricevuto Siamo un nella complimento zona di anche tu. Halloween. Ecco, Vai, andiamo. meno male, se no la bannavo. No, così, per scherzo. Che Bella bella. quella pietra blu fosforescente che c'è lì. Visto che bella? Sì, è quella falsa di Volpolo, no? Sì. Bellissima. Sì, quel troiaio. Queste sono le erbacce, penso, più belle di L'erbaccio. Animal Crossing. Sì, sono più belle dei fiori le Sì, erbacce. veramente. Ma queste, ad esempio, se io le tolgo con la pala, poi posso rimetterle esattamente uguali? Le posso No, ripiantare? no, Crescano a caso? No, tornano piccine, hanno i gradi di crescita. Ah, ok, però rimangano spighe di grano, diciamo. Che poi non Sì, sono però spighe, però. cambiano a seconda della stagione. Sì, quello lo sapevo. Ma non è questione di fantasia fare l'isola, è questione ovviamente che è fantasioso fa prima. Però secondo me ce la può fare chiunque. E questa dovrebbe essere la Farla bella, sala dico. della strega, però. Devo ancora arredarla dentro se vuoi entrare, ma non c'è molto. Ah, C'è un è quella del tavolo secondo con. C'è abitante? il terzo. Ah, del terzo addirittura. Chi Tom c'è qui dentro? Animal Crossing. Ci sono gli scarafoidi! Oh no! Schiacciati! Schiaccia, schiaccia, schiaccia! Bella però!
Ah, è la casa dei fantasmi proprio. Sì, devo fare la casa dei fantasmi lì. Quella resterà sempre. Giulio, senti il tuo internet che si trascina il mondo sulle spalle. Un altro scarafaggio! No, lui non Schiaccia, lo... No, schiaccia. non lo voglio Allora. schiacciare, poverino. C'è di Gianluca. È Gregor Samsa, lui. Lui rimane vivo. Bravo Gero, come sei acculturato. Questi esseri immondi. Hai ucciso dei Gianluca? No, loro non erano Gianluca. Loro sono quelli che si mangiano i Gianluca. Non Oh, era se io disattivo la Gianluca! webcam. Eru, Sì? se io disattivo la webcam perché devo uscire un secondo a Sì. controllare se il mio internet sta per esplodere, poi si fotte tutto, posso farlo? Non lo so, proviamo. Alla peggio risistemo Nico al volo, dai. Ah, ha scelto di oscurarsi e basta. Che bravo ragazzo. Esatto, io sono stato in Giappone e ora ho pieno rispetto degli scarafaggi e dei ragni. Quei due di prima li ho schiacciati solo per la scienza. Per farvi vedere come funzionano. Sono gli unici insetti che non si possano catturare, no? Gli scarafaggi. Su Animal Crossing. Sì, non si possono prendere. Buffo lo scheletro. Ah, ce l'ho fatta. Grande. Bentornato. Ora sei tutto bianco. Ora no. Di non avere altro di Halloween. Penso sia Molto solo quella bello. zona lì e il parcheggio. Veramente molto bella. È talmente bella che adesso tornerò sulla mia isola e distruggerò tutto. Non No. posso Così competere. bella, eh? Non posso Non è competere così con te. bella. Cioè, la mia è. È uno schifo Qui c'è rispetto la alla casa tua. mia. Questa è la zona più tropicale, ad esempio, però non l'ho cambiata. Tutto Andiamo a vedere la casa di Nico. Andiamo a vedere la casa lì. di Fa un po' schifo la mia casa, eh? Non c'è niente. Nico. Garu, Non c'è fai veramente test sui niente. Gianluca. Gianluca è l'unico Pikmin che è morto ieri nella live di Pikmin 3, perché insomma, sentirlo così Povero fuori contesto Gianluca. uno potrebbe non capire. Allora, per commemorarlo, gli abbiamo fatto una lore anche a lui, una storia, una tragic backstory. A Gianluca Giusto. piaceva raccogliere le cipolle. Era un bravo ragazzo. Ragazzi, ma ti volevo chiedere, Sì. in Pikmin, Sì, bella questa stanza, Nico. lo spiegano mai? Lo spiegano perché i Pikmin esistono e perché vanno, nascono dalla cipolla? Allora, se non sbaglio, spiegano un po' l'anatomia dei Pikmin, ma in modo molto blando, no? Un po', cioè, sempre alla Nintendo maniera, che non ti spiega, ad esempio, perché Donkey Kong è una scimmia senziente, lo è, basta. Vabbè, lì nell'universo di Mario sono un po' a Esatto. E caso le cose. se non, cioè, si sa solo che appunto nascano riproducendosi, così cibandosi di altri animali, loro si riproducano, si moltiplicano in questo modo. E però non credo si sappia perché sono. Cioè, perché poi si vanno a nascondere dentro la cipolla. È tipo il loro frutto, il loro nido, da dove nascono. Poi, Nico, se te ti No, ricordi non lo so, qualcosa di più, non mi sono ok. mai informato. Però non credo si sappia, ecco, perché c'hanno la cipolla, perché somigliano a delle carote, secondo il Capitano Olimar. Non mi sono Si mai sa solo informato, perché non lo si so. chiamano Pikmin, e il motivo è che appunto le carote sul pianeta di Olimar si chiamano Pik-Pik, Si chiamano. e lui allora le ha ricollegate e le ha chiamate Pikmin. Poi se qualcuno in Ci chat sta. lo sa, ben venga, eh. Caro, hai speso €60 per comprare Pikmin. No, l'ho pagato un po' meno, in preordine su Amazon costava meno. Quanto meno? No, €10? no, no, No. costava 40
46 euro? 47? Ma ci picchia. Gratis? Sì, sì, l'ho regalato praticamente. Wow, Nico, che bello. Per prenderne due da regalare anche a me. Che a Nicola, 3 o 4. Vabbè, sì. Ma a me Pikmin 3 è piaciuto tantissimo su Wii U e lo rigioco più che volentieri. Ma prima o poi lo prendo anche io e ci gioco perché mi ispira, però ora risparmio per Hyrule Warriors. Lo so, comprerò anche quello. No, c'erano dubbi. Se poi Nintendo me lo vuole mandare, insomma, io lo accetto. È Nintendo con i Tecmo. Se me lo volete regalare, grazie. Però non penso. Guarda, che stanno già facendo il pacchetto. Sicuramente. Sicuramente. Molto bella la tua isola, Nico. Dove sei, caro? Tutto ciò? Sono davanti al municipio. Ok. Io il gate l'ho aperto, quindi quando volete, allora... senza stare a... Mi hacci? Sì. Vieni a vedere solo la mia parte invernale, anche sì, se non ho dai. Messo niente. Andiamo. Poi andiamo da Giulio e poi chiudiamo. Io e Garo l'abbiamo provato il DLC, sì. Nicola ancora no. No, io no. Sto impegnato con Genshin Impact. Perlomeno, cioè, non so se sta parlando del DLC in generale o soltanto... Che bellino. L'isola della corona, come si chiama. Poi te hai tutte le musiche a tema, io non ne trovo nessuna che faccia... che serva per la zona che voglio fare. C'è solo lì dove ho messo la console che ho messo KK House, perché oh, metti House e per il resto non c'ho niente. Che bellina lei, tutta bianca, rubina. Quello gnometto, stanno apprezzando molto il tuo gnomo, Nico. Nicola, mi senti? Abbiamo perso Nicola. Bellino, Babbo Natale. Ah, ok, ora... ora sì. Ci sentite? Sì, ora sì. Sentite? Sì, ora sì. Te ci senti? Ok. Ho sentito per un momento tutto incasinato, però ci siamo. Ma sì, è... allora in live si continuava a sentire bene, quindi il problema è Discord, morale della favola, la prossima volta usiamo qualcos'altro. Discord lo disinstallo, tipo seduta stante appena finisce la live. E non lo ristallo. Te l'hai addirittura installato Discord? Sì, lo uso dall'app, se no sì, buonanotte, se aprivo i browser secondo me funzionava ancora peggio. Installo questo. Vai, ti butto fuori. L'ultimo ping era di 2280. Come ti butto fuori? Con meno. Fatto. Discord in sti giorni sta dando tantissimi problemi. A noi e Y dà problemi tipo da quando esiste. No, vabbè, ora no. Non esageriamo. Sì. Però da quando... cioè, ogni volta che proviamo a utilizzarlo succede qualcosa. Sara, comunque sei forse... un po' una cacca, comunque io ti banno, perché stai dicendo che Genshin Impact è un gioco brutto solo perché è gratis e ci sono i fanservice. Ti banno, Sara. Ti no, levo no. Il comando. No, non glielo levare, che Sara è il miglior moderatore che abbiamo. No. Ah, su mobile ci sono bug che non esistono su PC. No, ma non penso nemmeno proprio si tratti di bug. Probabilmente, appesantisce troppo, forse. La live. Boh, ma secondo me è soltanto fatto un po' a bischero. Senza girarci troppo. Cioè, perché ci sono delle... No, cioè, uno per cercare... Se dovessi cercare qualcuno da aggiungere su Discord, devo, tipo, passarci un'ora... Già, quello mi sembra ridicolo. Cioè, basterebbe uno mettere l'username e via. Sì, non è troppo. Sì. Allora, vengo super al volo. Hai aperto agli amici? Live. Akappa, io sono arrivato al rank 30 su Genshin Impact. Devo dire che mi piace parecchio. Ok.
che c'è molta esplorazione ed è quello che voglio alla fine. Beh, allora me lo scaricherò anch'io prima o poi. Ciao Iato, alla prossima, grazie mille, Ciao mille per Iato. essere passato. Recuperala. Mamma mia, vale, sei Poi gentile. chiusa. Mi raccomando, Iato. Connessione online. A me Genshin Impact sta piacendo No, cosa ho parecchio. fatto? Alla Aspetta. fine, per quanto sia un gacha game, Ho non messo. sente tutto questo bisogno di Ah, comprare. sì. Ho capito, ma Di una volta che shoppare. sblocchi tutti i teleport non c'è più molto da fare, dice KY. Le Ma c'è un sacco di loot box. missioni ancora da fare, c'ho parecchio da fare. Sono sempre forzieri, sono incentivato a livellare i vari personaggi. Sono i boss. C'ho sempre molto da fare. Io non mi Ma i esprimo, non ci ho personaggi sono giocato. tutte donnine? No, no. Ci sono anche Che ragazzi, ma domini? donnine. Anche i maschietti? Ragazzi molto femminili. Shonen. Ah, ok, ci sta. Vale dice voglio. Com'è che si legge? Zongli? Zhongli, bellissimo Zongli. Zhongli. Giusto, è cinese. Non mi fa connettere, Giulia. E ci Ah, sono io. intanto c'è Nicola che sta Ok. Allora è arrivando. per quello, è per quello. Quindi Dimmi quando Zhongli lo sei voglio arrivato. anch'io. Fisso su due tacchettine, ok, tre tacchettine, Dai, dai. che anche la velocità con cui ci si connette alle isole degli altri non è male. Poi io e Nicola facciamo a gara con la connessione, Sì, diciamo che forse quindi. abbiamo scelto una triade non ottimale, Discord, la connessione ballerina e la connessione di Animal Crossing. Server Nintendo, diciamo, non ci danno una mano. Che bello, quanta strada hai messo, Giulio? Posso arrivare Wow. allora? Ah no, stai No, atterrando. aspetta, sono in aereo. Però ho messo Scusami. quella, tra l'altro l'ho fatta io, quindi ho tipo 18 slot occupati da questa Mamma boiata, mia. però. Anch'io Mario avevo Kart? fatto No? una strada, ma era estremamente spoglia e anonima, Ah, quindi. quella bella. La mia è proprio tutto grigio e una striscia bianca a fare il contornino, però riesco a trovare un pattern che mi piaccia, capito? Quindi non so che fare. Quindi te lo sei fatto da solo, bravo. E non mi piace. Meglio di nulla, immagino. Ciao Nicola. Sì, comunque le tipe sono carine. È quello il punto di forza di Genshin Eh sì, Impact. Beh, Almeno sì, le cioè, tipe, e il fatto non di essere altro. gratis, non dimentichiamolo, è un incentivo importante, Sì. eh. Posso riprovare? Poi. Dai, così poi Quindi vediamo. Garo sta dicendo che è Fortnite, Genshin Impact, è come Fortnite. Questo le stai dicendo? Beh, allora, diciamo molti punti di forza sono in comune. È gratis, ha uno stile grafico accattivante, giovane. Sono giochi che ti spronano a giocare sempre, tutti i giorni. Però secondo me è andarla contro che sembri troppo Zelda. Sì, Perché la sì. gente secondo me dice: ah no, il clone di Zelda non lo gioco. Sì, Infatti. è molto derivativo di Breath of the Wild, per non dire che è copiato spudoratamente, però sì. Sì, è copiato da tante Da cose. tante in Cioè, realtà, non è un solo da Zelda. minestrone, è un Da minestrone. Xenoblade Chronicles 2 anche, lo stile dei personaggi è molto simile Gioco a da quello di PC. Xenoblade. Ma Da infatti tablet prima che non. uscisse la gente era arrabbiatissima perché dicevano hanno copiato Zelda, ma come si permettono? Hanno copiato Sì, vabbè, poi Zelda, come se fosse un. boicottiamolo. È molto bellina, sì, la strada. Io l'avevo fatta Secondo con la me. linea più sottile e proprio al bordo. Però così invece è molto carina di lasciare uno spazietto. Penso che ti copierò. Va bene, te lo E concedo. esattamente come hanno fatto per Genshin Impact con Breath of the Wild. Hanno visto una cosa bella, hanno detto, facciamolo anche noi. Sì. Ci
Oh, devo Giulio, da una essere. 10 sta fermo quanto si sta autodigerendo, mi chiede la Sara. È vero, di solito a quest'ora mangi. 11, ne avrei anche già finito, in realtà, altro che a quest'ora mangio, a quest'ora ho finito di Cioè, e mangiare. ciò nonostante ci hai detto no, dai, venite sulla mia isola. Cioè, Giulio è un santo, ragazzi. E non sono nemmeno moderatore io su questo Esatto. canale, Ora quindi avevo tutto il lavoro non ti retribuito. renderò tale. Nessuno è retribuito Allora, qui no, sotto. esatto. Io meno di tutti però, perché non c'ho neanche la possibilità di bannare la Silvia. È vero. Allora ragazzi, iniziamo? Si fa Sì, una speedrun? vai. Sì, speedrun. Allora, di qua. Vediamo Sei il quanti fiori parcogiochi. riusciamo. Che bellino. Che Manca questo io voglio cavallino. ricordare che ho Giulivo come abitante, la pecora Il clown clown. tagliato. Cioè, no, scusa, Giulio, hai sbagliato. Vuoi dire il miglior abitante di sempre? Sì, hai ragione, Ok, top tier abitante. Poi di qua, TRS. ecco. Di qua c'è invece la parte infestata. Che bella la carrozza. Bellissimo. Ah, bella, hai messo la maschera. Inquietantissimo. E c'è anche un là sopra l'altura c'è un omino sepolto. No, Ma bella puoi questa. salirci qui sopra? Sì, questa ci sono le scale dietro la casa. No, Ah, ok, pensavo che Amarena fosse bloccata lì a no, no, vita. ci sono le scale di qua. Allora, la Sara oggi vuole veramente farsi togliere ogni privilegio che ha guadagnato con tanta Che ha fatica. detto? Detto Giulio, ma la tua isola è identica a 10 mesi fa. Io buono, una volta che ho fatto, cioè, una volta che ho raggiunto il limite di quello che posso farci, rimane così. Cioè, cosa deve fare di più? Non è che la deve Sfascia tutto. cambiare. Cioè, è un bel Dov'è il rompimento. mio gago? 3. Eccolo qui. Poi, di qua c'è il municipio. 6. Vabbè, questo ce l'avete tutti. Ok, bravo, non hai Eccolo vinto Giulivo. niente. Guarda, bellino Giulivo. Ah, bellissima Mi piace. la musica di Giulio. L'avete sentita? Cosa c'avevo quella di Smash? Sì. Sì. Pa 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 pa. Bello anche il lupo. Non ti si sente più, Giulio. E non si sente nemmeno Nicola. Ho quasi finito, eh. E aspettiamo che riparta. Esattamente come. Ecco, si è sentito per un attimo Nicola? Ok, Io vi sento. ora vi si sente, ragazzi, oggi è così. Mi sentite ora? Sì, ora Sì. sì, ora sì. Stavo apprezzando Ok. il tuo lupo. Come si chiama il lupo in italiano? Sigmund. Sigmund. E in inglese? Wolfgang, mi sembra? No. No, Wolfgang mi sembra sia un altro. Può essere che sia Quello che quello ho blu. io. Wolfgang ce l'ho io. Ah. E qual è Wolfgang? Quello blu? È quello blu. Sì, infatti. Allora non. Ah, si chiama Dobby. Dobby. Ok. Dai, dai, continuiamo il giro. Qui c'è un Poi, Kokomi? qua a destra. Che Un Semehorogu? ci sono tutte queste statue? Sì, ci sono dei Horogu. Qua c'è la luna. No, Di Majora's Mask? non c'è purtroppo. E tra l'altro Lupo e Runabot, merito di Nicola, se li ho, grazie alle sue conoscenze informatiche super avanzate. Ah, tra l'altro, AKY dice anch'io ho Lifelight come in su Animal Crossing. Grandissimo, Mentre giusto, la è Sa. l'unico che bisognerebbe avere. Sì, esatto. Mentre la Sara ringrazia di non averti sentito perché probabilmente la stavi offendendo. E forse allora sei stato autocensurato. Perché dovevo offenderla che ha fatto? Per i commenti poco garbati alla tua isola. Quest'area è bellissima. Sarà meglio non abbia letto allora. Qui c'è Gojira e un Un Megazord. Gundam.
un transporto. Peccato che non ci sia modo di illuminarli, perché la luce non è luce vera. No. Non puoi metterci i fari addosso? Ma è tipo un filtro più chiaro sopra, in realtà, non è che li illumini. Dai, dai, finiamo è il come giro la luce della poi... luna. Che poi devo andare anche io. Anche io devo. E qua c'è il mio campo di zucchette, che non molto tocco bellino. Da tipo la seconda settimana. Molto carino. No, rimarranno così per sempre. È giusto, è giusto. Ci sta. Poi, allora, di qua c'è la libreria e nonché casa del mio amico Sigmund. Ah, ok. Non suona nulla. Acceso? No. E ci metto questa. So che canzone sia. Io so chi c'è. Poi di qua c'è la casa di mio altro abitante, che è uno dei miei preferiti, il caro Pierino. Il cavallo? Sì. Ah. Uno dei miei preferiti in assoluto. E di qua c'è l'area campeggio. Oh, il ping pong. Però ha ragione la Sara, è uguale a come la conoscevo. Vabbè, però... Sì, sì, anche perché... Ma l'ha fatto... Una volta l'ho modificata, non la sto a rimodificare. Giusto, c'è ancora giusto. Un paio di zone vuote, però non so che metterci, quindi... Ci hai dedicato così tanto tempo, che fai? Poi ti metti a rimodificarla quando hai finito. No, ma poi è bella. Cioè, merita di rimanere così. E qua ci sono i negozi... Okay. Negozio 1 e negozio 2. Sì. In realtà questa zona è anche relativamente nuova. Sì, questa sì. Però mi sa che durerà poco perché non sono molto convinto. Bellino. Qua c'è la zona del museo invece. Bellino. E non guardate alla destra del museo, che è un po'... Troppo tardi, sono salito proprio da lì. Ma invece è bello, è una galleria d'arte. Una galleria d'arte all'aperto. Tra l'altro i quadri sposti. Sono tutti veri. Sono tutti veri? Sì, quindi se li volete ditemeli, ve li tiro. Ti farò sapere. Tra l'altro, Nico, te mi avevi comprato un quadro e poi te lo sei tenuto. È vero, te lo devo dare. Classico Nicola. Peggiore. Oh, a me mi manca... Bello, a me mi manca la parte nel mezzo del tirannosauro doppione, perché nel museo ce l'ho, però la voglio anche un'altra per farlo anch'io il tirannosauro intero. Ma mi manca. Quindi ce l'abbiamo tre poi fuori il tirannosauro. Sì, ma penso ce l'abbia chiunque su Animal Crossing. Poi di qua... Abbiamo quasi finito, ragazzi, sto per morire di fame. Sì, anch'io. Ma cosa, te mangi all'otto, mangi? Però è sono le 8:15, quindi ho fame. Io alle 8 ho fame. E sulle scale c'è l'area fossili. Ok. Bellino. Molto ganzo. Lo studio. Molto carina. Bella questa. Con lo scavo in corso. Sembra tipo uscita da Pokémon. Sì, è vero, sembra un laboratorio Pokémon. E quello sull'isola Cannella. Sì. O quello di Blaine. Come si chiama quello di... Dillo con parole tue. Sì, no? Dai, ce la puoi fare. Pulumbeopoli, no? Qui c'è la palestra, sì, quello... che è la casa... museo. Sì, il museo di Pulumbeopoli. Sì. Di chi è la casa? Il mio abitante preferito è Ercole, che è lì dietro, si vede. Eccolo là. Potete ammirare in tutto il suo splendore. È bello la porta. Il Ring Fit. Bellissimo il Ring Fit. Fa anche il suonino. Oggetto geniale. Avevo visto. Fa anche il suonino quando lo... Avevo visto. Vado a cena, ciao amici. Buona live e buon Halloween. Ciao Sara. Buon Halloween anche a te e ciao, buona Sara. Cena. No, ma tanto finisce ora. Finisce ora. Sì, no, finiamo sì. Ora. Hai visto su Reddit? Una persona che ha usato il Ring Fit come stand di calzini. Si è agganciato le mollette. Comodo. A chiappini, mollette, come le chiamate. L'ho sicuramente inventato per quello.
Sì. Saranno molto contenti di vederlo finire così. Bella questa. Dai, dai, andiamo a casa, andiamo a mangiare, dai, sì, veloci. Dai. Ci ritorneremo in viaggio alle isole. Qual è casa tua? A sinistra c'è la mia zona. Casa delle zucche. L'area delle zucche. Roba ammassata. Ho sfruttato al meglio. Questa è la mia area preferita. Ma la prossima live è già programmata, non ancora, ma seguiteci sui social e vi faremo sapere, sicuramente settimana prossima, non so ancora quando, ma vediamo. Penso comunque continueremo con Pikmin 3, così, a idea. Sì, bravo, vero. Bravo, bravo. Manca un pezzettino, ragazzi, ce l'abbiamo quasi fatta, dai. Ok. Qua ci sono le ultime due case degli abitanti, una e due. Un giro sull'isola della Virginia. Quando? Ah, boh, non lo so. Quando vuoi. Ah, ma qui in live dici? Sì. Sì, sì, a voglia. Sì, a voglia, sì, sì, sì. Bene, andiamo a mangiare. Sì, mi faccio dare un dolcetto da Ercole e ce ne andiamo. Ok. Mi stavo per cacciare, quindi vai, dimmi quando hai fatto, caro. Cacciami, cacciami. Buona. Bene, mentre Giulia mi caccia dalla sua isola, io vi ringrazio e vi saluto tutti, grazie per essere rimasti nonostante i vari problemi, vedremo insomma che non ricapitino, però tanto finché si fa la live, quelle classiche, funziona tutto, quindi quello a posto. Bene, grazie mille per essere stati qui in nostra compagnia, appunto per la prossima live seguiteci sui social per vedere insomma quando andremo live e cosa porteremo, ancora non lo sappiamo, ma appunto sicuramente dovrebbe essere settimana prossima e probabilmente appunto è Pikmin. E niente, buon Halloween e buona cena a chi come me, Nicola e Giulio adesso va finalmente a cenare. Grazie mille e alla prossima. Ciao ragazzi.